non hanno le idee chiare ancora e io spero, pur essendo, avendo condiviso la nascita del PD per ragioni che purtroppo si stanno rivelando evidenti ogni giorno che passa, spero che non ci sia il tracollo che viene paventato dai sondaggi. Penso che con quello che sta continuo a pensare, con quello che sta succedendo nel mondo, con questa crisi del capitalismo, con queste problemi sociali aperti, serva una sinistra che non aderisca al pensiero unico oggi prevalente, che cioè cerchi di farsi carico di questa necessità di uscire da una crisi con attenzione ai ceti popolari, con un modello di sviluppo diverso. Quindi spero che la sinistra superi questa crisi che attraversa anche attraverso un risultato positivo alle elezioni europee. Se questo va a danno del PD, non c'è niente da fare. Di Pietro è un problema? Ma Di Pietro anche lui ha delle fasi alterne, devo dire che anche dei gruppi parlamentari molto pluralisti al proprio interno, per cui a tratti ci si trova bene, a tratti ci sono dei problemi rilevanti. Questo è un dato costitutivo un po' di tutti questi partiti di tipo carismatico personalistico. Di Pietro ha un problema anche per certa sinistra, può rastrellare lui i voti dell'opposizione? Sì, Di Pietro ha molta presa a sinistra perché è apparso in questo periodo come oppositore determinato e perché ha avuto anche delle aperture sociali che in passato non aveva. Personalmente in genere diffido dai partiti personali, per questo insomma, non mi sento di aderire nemmeno con il voto a quella posizione, però capisco le ragioni per cui molti pensano di votarlo anche a sinistra. La riduzione del numero delle circoscrizioni per avvicinare giustamente elettori ed eletti e anche per dare una certa rilevanza delle realtà penalizzate, penso alla Sardegna innanzitutto, ecco, è un lavoro che si farà dove e quando? Dopo le elezioni che però sono già state votate? Sì, c'era un problema a cambiare le circoscrizioni ora, cosa assolutamente doverosa, perché molti degli eletti ambiscono a ripresentarsi, avere una certa continuità di eletti che l'Italia spesso non ha avuto è un dato positivo e gli eletti hanno posto il problema che hanno curato per 5 anni queste circoscrizioni, cambiarle proprio alla vigilia del voto avrebbe determinato un cambiamento radicale. Noi come Commissione Affari Costituzionali ci siamo detti che all'indomani del voto europeo, valutando il sistema, ripartiamo con una riforma bis che tenga conto anche di questi aspetti. Secondo voi perché il voto fosse valido bisognava cambiare tutto prima? Certo, ma è evidente, le regole del gioco si cambiano, cambiano soltanto le cose che fanno, questa è la cosa che mi dà fastidio, che fanno comodo ai capi partito. Perché le promesse elettorali, promesse, le impegni elettorali giusti, aboliamo le province, sacrosanto, hanno votato tutti insieme o quasi un federalismo fiscale per cui unico paese al mondo avremo 4 soggetti, la casta, i costi della politica, tutti d'accordo, non se ne fa niente. Adesso arriva la legge elettorale per le europee, l'unica cosa è il 4%, ma insomma queste riforme condivise devono servire al paese o ai capi partito? Questo è il quesito credo che gli italiani si pongono. Prego. No, dunque il tema che solleva il senatore Salvi, cioè quello sulle autonomie locali, non va dentro il disegno del federalismo, va sulla carta delle autonomie locali che inizia il suo esame, ha già iniziato l'esame alla Commissione Affari Costituzionali, sta arrivando la proposta del governo, va in parallelo, andrà in parallelo e tenderà a semplificare anche i livelli di governo. Poi bisognerà trovare un po' di coraggio innovativo in più, quello che auspica il senatore Salvi anche sulle province, su questo sono d'accordo. Ci fermiamo ancora un attimo e poi c'è una parte per voi. Allora, con le paroline, eccole qua, invece però nemmeno, insomma sono avverbi, li usiamo normalmente, non è affatto complicato, quando si chiacchiera una testa per riflettere, per ribadire, per riposizionarsi di fronte all'antagonista. Allora, su questa domanda, comunque, lo uso io, ecco. È possibile fare delle riforme condivise sulle questioni che contano? Questa è la prima volta che PD e PDL, questi due nomi, questi due partiti votano insieme. È il presupposto per un'intesa su altre riforme, penso al federalismo, certo, penso al federalismo fiscale, penso alla giustizia. Ceccanti diceva, e comincerei da lei Salvi, che ridurre la frammentazione è il requisito fondamentale perché i partiti possano svolgere quel ruolo di sintesi degli interessi che la Costituzione assegna loro. Allora, comincio con allora, anche se agli esami mi arrabbio sempre quando cominciano con allora i ragazzi, che ormai è diffusissimo.
Allora sì, questo è giusto che ci sia una sintesi politica e i partiti svolgono il proprio ruolo, però prima i partiti devono essere democratici come dice la Costituzione. Allora tutto questo ragionamento va bene se si fa questa benedetta legge sui partiti che imponga il metodo democratico e altrimenti tolga il finanziamento pubblico. E così si riqualifica il ruolo dei partiti. E quindi noi abbiamo presentato sin dall'inizio legislatura, prima firmataria la collega Incostante, un disegno di legge che va nella direzione esattamente del senatore Salvi. In ogni caso ricordo che non sono solo PD e PDL ma anche Italia dei Valori e UDC che hanno sottoscritto l'accordo sul 4%. E comunque si voglia dire, poi le norme che si cambiano non sono quelle che si dicono a parole. Perché il PD non fa una bella battaglia sulla riforma della politica? Davanti a questi episodi di corruzione, c'è stata la denuncia della Corte dei Conti, tutti i partiti stanno discutendo come riformare la giustizia. Porca miseria, ma riformate la giustizia? Ma come riformare la politica per evitare tutti questi rubacchiamenti? Qualcuno se ne occupa, ma nessuno se ne occupa. E fate battaglie politiche su questo, perché altrimenti andrà sempre peggio. Però il Partito Democratico in presenza di situazioni molto delicate non ha esitato a commissariare gli organi locali dei propri partiti e a mandarci alcuni dei propri dirigenti nazionali più accreditati per risolvere questi nodi. Nemmeno in questo modo hanno ottenuto nulla, perché Morando, persone che conosco e che stimo, è andato là e gli hanno detto facciamo per conto nostro. E Massimo Brutti, altra persona che stimo molto, è andato in Abruzzo, che quello si era ammalato col certificato, l'ha saputo il giorno dopo sui giornali, nessuno gliel'ha detto. Questi partiti sono insieme forti e deboli. Sono forti perché hanno gruppi dirigenti nazionali o singole persone come Berlusconi che di fatto non rispondono a nessuno, alla base. Quando vanno sul territorio trovano oligarchie che non riescono a contrastare e infatti ognuno continua a fare i fatti suoi per tutta l'Italia. Sì, però mai paragonare modelli di partito molto diversi come Forza Italia o il Partito Democratico e soprattutto bisogna giudicare anche le opere dei commissariamenti sul medio e lungo periodo in relazione anche alle liste elettorali, alle proposte programmatiche che vengono fatte nei luoghi che sono stati commissariati e non sul brevissimo periodo. Invece io penso che, come diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti. Bisogna intervenire subito perché la crisi della politica è terrificante, basta parlare con le persone. E il quadro è brutto, peggiora. Questo io qua, cioè Canti lo sa, perché devono fare delle battaglie politiche però su questo, non se meglio Bersani o Veltroni o questo o quell'altro, non le vedo, mi dispiace. Sì, ma piuttosto che l'unanimismo che non aiuta a risolvere questi problemi, sono meglio le competizioni aperte, le cariche contendibili che aiutano anche a risolvere quei problemi. Grazie, io mi fermo perché l'essenziale è stato detto e ribadito. Mi è piaciuto vedere la moderazione, in questo caso non è un luogo comune, non è piaggeria, con cui vi siete così confrontati. Colgo l'importanza del pungolo che arriva tra l'altro da una testa pensante di una sinistra che non ha più nemmeno interessi particolari in campo, perché la sinistra di governo che sta comunque nelle aule parlamentari riesca a raccogliere le emozioni e gli interessi di una sinistra che altrimenti potrebbe avere troppo campo. Ma noi con lo sbarramento li aiutiamo a non frammentarsi. Grazie, molto gentile, sei molto apprezzato questo aiuto. Basta che si mettano insieme, basta giusto? Basta che si mettano insieme. Basta no? Che si mettano insieme. Questo è giusto, anch'io la Avete penso. Dei problemi a mettervi sì. insieme? Stanno litigando come pazzi, questo è l'aspetto negativo della situazione. Però se non ci fosse lo sbarramento litigherebbero di più anche le elezioni con 7-8 liste diverse. Ma infatti io speravo che con questo sbarramento e invece vedo qui che insomma... Oltre sinistra ci sono personalismi, tantissimi, troppi, voglia. Perché almeno se uno ha tanti voti dietro se lo può permettere, bravo. Se invece i voti sono pochi. Grazie di essere stati con noi. Domattina alle ore 10:15 possiamo rivederci in replica, sempre su SAT 2000 o sul sito, ma però senza accento. SAT2000.it potete trovare tutte le nostre puntate e anche chiacchierare, dirci idee, proposte, suggerimenti. Buon fine settimana con Ma però un altro tema. Parliamo di Costituzione, va, che funziona in questo periodo. Lunedì sera ore 22:10. Buon weekend.